Mobile World Congress 2019 Barcellona, iniziamo questa kermesse allo stand Sony con i nuovi Xperia 10 e 10 Plus. Vediamo da vicino come sono. Eccoli qua, sono i due telefoni che Sony ha presentato proprio pochi istanti fa qui a Barcellona, due telefoni che cambiano il design per quanto riguarda Sony, ma non tanto perché sono realizzati non in vetro ma in policarbonato, un policarbonato che è leggermente ruvido al tatto in questa colorazione blu, ma poi ci saranno anche altri tipi di colorazioni, ma per la presenza praticamente di un form factor completamente diverso. In questo caso abbiamo, lo vedete, un 21 noni per il display, quindi una versione, poso un attimo l'Xperia 10, una versione allungata di praticamente del telefono che permetterà di avere una presa davvero migliore in mano per quanto riguarda la larghezza, perché comunque si riduce essendo chiaramente un formato più allungato, e quindi di avere sì un telefono sicuramente più lungo, però anche assolutamente ottimo in mano. Andiamo a vedere un po' i dettagli. Da questa parte abbiamo il classico sensore per le impronte digitali, che non è assolutamente un pulsante ma è solamente per il riconoscimento del dito, e quindi per avere la possibilità di sbloccare il telefono. Poi un bilanciere del volume e un pulsante per l'accensione e lo spegnimento. Dall'altra parte invece nulla se non il carrellino, che non estraggo perché sicuramente Sony di solito fa riavviare il telefono, un carrellino che permetterà di avere una dual SIM e l'espansione della memoria. Nella parte alta il jack per le cuffie da 3,5 mm, quindi Sony da questo punto di vista comunque si mantiene a pro degli utenti che appunto utilizzano le cuffie in questa maniera. E al di sotto abbiamo invece un doppio praticamente altoparlante, una doppia griglia che molto probabilmente comunque ci proporrà un altoparlante mono e un microfono. Ma vediamo da vicino, lo pulisco un attimo, vediamo il display. Come detto, è un display in questo caso Xperia 10 Plus ce lo propone a 6,5 pollici, è un Full HD Plus di buona qualità comunque, assolutamente. La caratteristica fondamentale di questo 21 noni, come vedete, ho attivato questa parte laterale che è dell'interfaccia di Sony, che ha presentato già dall'anno scorso con il Android 9.0 Pie, quindi leggermente personalizzata da Sony, ci rimanda diciamo alle app più utilizzate durante la giornata. Come dicevo, il 21 noni di questo display di Sony Xperia 10 Plus ci permette di utilizzare il multi Windows in maniera differente. Ad esempio, qui apriamo l'album e qui andiamo ad aprire Chrome, e come vedrete ci permette di di utilizzare il telefono in questa modalità senza avere comunque senza rubare comunque troppo spazio al display, quindi ci permette comunque di utilizzarlo molto bene. Come vedete la divisione è davvero ottimale, e devo dire che il 21 noni forse da questo punto di vista ha veramente una ragione di essere. Per quanto riguarda il comparto hardware, abbiamo per il Sony Xperia 10 Plus lo Snapdragon 636, mentre per quanto riguarda lo Xperia 10 abbiamo invece il 630. Sono comunque medio gamma, ma anche il prezzo di vendita, poi vedremo, è quello. Per quanto riguarda le fotocamere, abbiamo una doppia fotocamera per entrambi, però i sensori cambiano. Da una parte abbiamo Xperia 10 che ha una doppia fotocamera da 13 megapixel con coadiuvata da 5 megapixel, mentre per quanto riguarda Xperia 10 Plus abbiamo una fotocamera da 12 megapixel con affiancato un 8 megapixel. Oltretutto sul Plus, cosa che non abbiamo invece sul basico, abbiamo uno zoom 2x, quindi possiamo anche andare a zoomare. Per quanto riguarda poi le batterie, Xperia 10 Plus chiaramente grazie al corpo maggiore ha una batteria da 3000 mAh, mentre per Xperia 10 abbiamo una batteria da 2860 mAh. Come detto, per quanto riguarda il sistema operativo abbiamo il classica personalizzazione da parte di Sony con Android 9.0 Pie e con queste particolarità quindi di personalizzazione da parte di Sony. I prezzi per quanto riguarda i due telefoni, allora, sono innanzitutto già in vendita da oggi.
Per quanto riguarda Sony Xperia 10 abbiamo un prezzo di vendita di 349 euro, mentre per Xperia 10 Plus andremo a dover spendere 429 euro.